Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Antonella Elia è una showgirl che ultimamente sta partecipando in veste di opinionista alla Pupa e il Secchione Show. Ma che cosa ha dichiarato, esattamente, su Pietro? Antonella Elia è uno dei volti dell'edizione di quest'anno della Pupa e il Secchione Show, trasmissione diventata reality e dove lei svolge il ruolo di opinionista al fianco di Soleil Sorge e Federico Fashion Style. Pietro Delle Piane Temptation Island. Ma che cosa ha detto su Pietro Delle Piane? Antonella Elia e la dichiarazione sul fidanzato. Antonella Elia è un'attrice che ha iniziato a imporsi nel mondo dello spettacolo negli anni 90. Tra il 1992 e il 1996 è stata al fianco di Raimondo Vianello a Pressing. Tra il 1994 e il 1995 ha presentato, insieme a Fiorello, il karaoke. Successivamente ha lavorato per parecchio tempo con Mike Bongiorno in alcune trasmissioni come Bravo Bravissimo, Ma l'amore sì, La ruota della fortuna. Lei è anche un'attrice che è comparsa in diverse pellicole come The Terminal di Steven Spielberg del 2004, The Aviator di Martin Scorsese del 2004 e Coigo del 2016. Su piccolo schermo, invece, ha recitato per il film TV Gian Burrasca. Ultimamente, come accennato, sta partecipando alla Pupa e il Secchione Show, un programma che nella nuova formula reality sta andando molto bene. Per quanto riguarda la sua vita personale, dal 2019 ha una relazione con l'attore e doppiatore Pietro Delle Piane con cui era stata concorrente a Temptation Island. Ma che cosa ha detto su di lui? Un difficile perdono. Antonella Elia insieme a Pietro Delle Piane con cui, come accennato, aveva partecipato a Temptation Island, partecipazione che già all'epoca aveva suscitato parecchie critiche. In seguito l'uomo, ospite a Live Non è la D'Urso, pronunciò una frase controversa per la quale gli è stata intentata causa da Mediaset, infatti disse, quello è uno show, io recitavo un ruolo. Lui poi era stato querelato per quell'uscita, di recente però la sua fidanzata ha accennato, durante un'intervista con il Corriere di Torino, a questo argomento. La soubrette ha spiegato che il compagno ha 11 anni meno di lei e che la fa divertire. Lei l'ha perdonato perché le dà il senso della famiglia e che per la prima volta sta costruendo qualcosa insieme a un uomo. Riguardo a Temptation Island ha dichiarato, è stato un disastro, perché voleva recitare il ruolo di quello che mi fa ingelosire. Si è fatto odiare da tutti, da me in primis, per tanto tempo. Insomma, querela in sospeso a parte, pare che i due abbiano ritrovato la serenità. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.